Uè, in tutti questi mesi di onorata carriera da infiltrato non abbiamo fatto altro che farci beffe delle community più strambe ed interessanti del web. Così, per l'ultima puntata, quella di fine anno dell'infiltrato, ho deciso di dar loro la possibilità di rendermi pan per focaccia utilizzando la mia stessa arma, l'ironia. Nel corso dell'episodio di oggi andremo a pescare 5 meme a casaccio dalle community che abbiamo conosciuto nel corso delle prime due stagioni dell'infiltrato. Parentesi, potete recuperarvi qualche puntata in caso ve la siate persa dalle apposite playlist sul mio canale. Ecco, prenderemo questi meme e li analizzeremo con l'ausilio di un sofisticatissimo marchingegno denominato cringiometro, in grado di classificare la qualità delle produzioni artistiche di queste community, andando poi a definire quale community sarà la vincitrice di quest'anno. Bando alle ciance, iniziamo! Prima di cominciare la sfida, mi duole annunciare la squalifica di alcuni tra i gruppi ipoteticamente in concorso. Infatti, ad esempio, Respiriani, Fruttariani ed Ipercristi, non avendo una produzione di meme adeguata, vengono automaticamente squalificati. Amici, mi dispiace, ma per voi la Cringe World Cup finisce qui. Prima squadra a scendere in campo direttamente dalla prima stagione, episodio 3 dell'infiltrato, i terrapiattisti, una delle squadre maggiormente candidate alla vittoria finale. E subito dimostrano di fare sul serio con questo splendido fotomontaggio della terra sferica con sovrapposizione di emoticon rigorosamente in JPEG non scontornata. Cosa dice il cringiometro? 5 su 5, ottima partenza. Dire che la terra è piatta è pura fantasia. Cosa mi significa? Cosa c'entra Tyrion del Trono di Spade, il drago, l'alto passero? Cosa cavolo sto guardando? Ma dai, si chiama NASA, ci ha presi per il naso. Ancora non l'hai capito che è così? Vabbè, questa è bellissima, con la battuta boomer, il testo strecciato lì in fondo, la grammatica futurista Pinocchio. Questa è arte, eh. 4 su 5, suppongo, perché ci vedo comunque della creatività. Telescopio Hubble, forse il mio carrozziere lo faceva meglio. Signori, non è così che si punta alla vittoria, non citando uno dei capolavori della cinematografia italiana e facendo dell'ironia che arriverete in cima. 1 su 5, è un po' un autogol questo, terapeutisti, un po' un autogol. Oh, finalmente di nuovo un meme che mi piace, che ritrae un bel telefono verde con scritto che nel 69 il presidente Nixon usava questo telefono dal suo studio ovale per parlare con gli astronauti dell'Apollo 11 mentre atterravano sulla Luna. Ecco, bravi, così si fa, si usa un meme preso da internet male, perché se c'è un meme fa ridere, e infatti 4 su 5. A questo punto non ci resta che fare la media matematica tra i 5 voti ottenuti dai terrapiattisti per avere il punteggio con il quale si inseriranno in graduatoria. Rullo di tamburi. 3,8 su 5, un ottimo punteggio per i terrapiattisti che puntano decisamente alla vittoria della Cringe World Cup, la prima coppa sponsorizzata dal mio libro, Cascina Speranza. Cosa sarebbe successo alla fattoria degli animali di Orwell se avesse preso il potere un governo populista? Link in bio. Direttamente dal penultimo episodio della prima stagione scendono ora in campo gli avvistatori di scie chimiche, che non perdono tempo ed esordiscono subito alla grande. Vaffanculo! Ok, non è proprio un meme, dai, siate un po' elastici. Cringiometro, che punteggio mi segnala per cominciare? 4 su 5, non male come inizio. Abbiamo poi Greta Thunberg con un teschio photoshoppato male in faccia che cita: mi sono dimenticata di dirvi che è la geoingegneria clandestina che modifica il clima. Non fa ridere. Ecco. Oh, guarda, questa è carina, c'è l'iperbole, ci vedo un bel potenziale da vignetta della settimana enigmistica, una sottile critica satirica verso gli ambientalisti che chiaramente hanno tutti le magliette col simbolo della pace. 1 su 5, difatti il cringiometro disapprova. Cosa abbiamo poi? Ecco, diverse immagini di scie chimiche, ma tu, Euro 3, Euro 4, non puoi circolare. Questa è un po' passivo-aggressiva, un po' frignona, potete fare di meglio. 3 su 5. Questa bella, bella, creativa, e infatti non è così che vincerete la Cringe Cup. 1 su 5. Andiamo subito a fare il calcolo, ma no, niente da fare, scia chimisti 2,8 su 5. Svaniscono subito le ambizioni di vittoria, ma non disperate, potete ancora aggiudicarvi una medaglia d'argento o di bronzo. Ora cambiamo stagione, cambiamo ambito e passiamo dai complottisti ai dinosauri.
La prossima squadra a scendere in campo sono i Provita. Perché un batterio dovrebbe essere considerato vita su Marte se un cuoricino pulsante non è considerato vita sulla Terra? Ma cosa c'entra? Ma secondo questa logica la vita di un feto varrebbe quanto quella di un batterio, che a sua volta varrebbe quanto quella di un cane o di un umano formato, visto che la cognizione, la qualità di vita non conta. Quindi dovremmo considerare sacra la vita di un batterio? Cioè dovremmo finire tutti in carcere considerato quanti ne uccidiamo, che ne so, quando ci laviamo? Provita, così mi piacete, 4 su 5! Non potete aspirare al massimo perché la grafica è troppo curata e la dialettica è troppo subdola e ben pensata, mi spiace. È un maschio o una femmina? Questo lo lasceremo decidere alla sua maestra d'asilo. Ah, qua quasi muoio di cringe, però ancora non ci siamo. La grafica è troppo ben curata, i collegamenti sono troppo sottili, sono troppo fatti bene. 4 su 5, vi do un 4 su 5. Sì, vi do perché tanto ormai avete capito che il cringiometro non esiste. Ve lo confesso, i voti in realtà li do io. Quale dei due è stato concepito in uno stupro? Credo basti chiedere alla madre, fratem. Comunque, 4 su 5. Se il Titanic fosse affondato nel 2022. Mi dispiace, signore. Prima donne e bambini. Ma io sono una donna! Questo è bello. Questo è bello, ironico, sottile, un pelino omofobo, ma... 1 su 5. Non è così che vincerete, amici miei. Non è così che vincerete. E così mi dai del medievale perché difendo la famiglia? Ti prego, ricordami chi vuole trattare le donne come oggetti e i bambini come merce. Voi, fra! Voi che le vorreste come forni a sfornare bambini e a stirare camicie tutto il tempo. Comunque anche qui, meme vecchio, usato, ma troppo ben fatto. 3 su 5. Totalone dei Provita... 3,2 su 5. Per ora medaglia d'argento. Proseguiamo con Incel e Red Pillati. Anche qui due puntate della prima stagione. Ma prima condividete! Il mi piace sui post non serve a nulla. No, beh dai, va bene anche un mi piace. Lasciate un mi piace, un commento, condividete il video, tutto quello che serve a questo canale a crescere. Proseguiamo. Sembra che pioverà a lungo. Prendi la mia camicia. Non voglio che ti bagni. Ma tu ti bagnerai! No, ho l'ombrello. Non preoccuparti. No, vai, questo è simpatico, dai. 1 su 5. Iniziate male così. L'essere più pericoloso della Terra. L'altro è un orso. Uff, madonna che cringe, anche con le scritte strecciate. Così si fa infatti, 5 su 5. Dalle stalle alle stelle. No, questo è bello, eh. C'è anche Pepe the Frog, il simbolo della destra xenofoba usato più o meno consapevolmente. Questo è simpatico. Vediamo un po'. Sì, 1 su 5, non state andando benissimo. D'ora in poi niente più calcetto con gli amici. Chi sei tu per dirmi cosa devo fare? Quella che te la dà? Ah, già! Mamma mia, che cringe, che roba da boomer. 4 su 5. Un'altalena di emozioni. Favorisca la biglietta, prego. La capa trena. Madonna! Questo è così stupido che fa ridere. 3 su 5 perché comunque sta comunque combattendo contro i mulini a vento. Bene, maschilisti, che punteggio mi fate? 2,8 su 5, ultimo posto a pari merito con gli sci alchimisti. Potevate fare meglio, eh? Comunque, parentesi, le femministe radicali non sono in classifica perché i meme li ho già analizzati nel corso dell'episodio. Seconda stagione, episodio 8, se volete recuperarvelo. Passiamo ora al complottismo più becero atterrando tra i rettiliani. Sei sicuro di voler cancellare le elite? Yes. Ah, carino questo, carino. E infatti 1 su 5. Ah, ma i rettiliani esistono? Dovresti iscriverti a... Uffa, questo è un pezzo da 90, eh? Grammatica creativa, un meme usato a caso e male per farsi pubblicità. 5 su 5 della scala boomer. Independent fact checker, I am the resistance. Oh mio Dio, ma sono io! 4 su 5, il body shaming premia sempre. L'1% controlla il mondo, il 4% sono burattini, il 90% è addormentato, il 5% cerca di svegliare il 90%, l'1% usa il 4% per impedire al 5% di svegliare il 90%. Qua un punto in meno perché avete azzeccato i calcoli. 4 su 5. Se questa è la razza umana, io sono un alieno. Perché è più umano un alieno umano che un umano disumano? Cavolo, qua c'è la critica sociale, c'è il paragone satirico per far passare un concetto. Male, infatti, 1 su 5. Non è così che si fa a vincere, amici rettiliani. Vediamo un po' che punteggio avete fatto. 3 su 5, non male, terzo posto in solitaria. Ma veniamo ora al penultimo gruppo in lizza. Le chat pro Putin. Questa è greve, fratem, questa è cattiva. 2 su 5.
Cacchio, un po' di benaltrismo ci sta sempre, però questa è vera, questa ironica, attinente. Uno su cinque, non è così che si vince. L'Europa non aveva denaro per salvare la Grecia, ma ne trova fiumi per armare l'Ucraina. Oh, finalmente qualcosa con poca qualità, una base per meme presa a caso, totale assenza di ironia, 4 su 5. Al mio segnale scatenate l'inferno, il glaciatore. Cacchio, questa è bella, un gioco di parole non banale, un fotomontaggio fatto bene. Qua c'è qualità, amici, E a noi la qualità non piace. 1 su 5. Come sei diventato, povero? Gioco d'azzardo? Donne? Ho lasciato la luce accesa. Qua risaliamo un po' con l'umorismo da settimana enigmistica, però oltre a 3 non possiamo proprio andare, amici miei. Pro Putin. Ultimi, 2,2 su 5, male, la Cenerentola del torneo, potevate fare meglio. E ora passiamo all'ultima sfidante di questo Cringe World Cup, i Novax. Ma prima, buongiorno lupi, così un bonus per preparare il terreno. Per Halloween stupisci tutti con il costume da ritardato. Qua si parte subito forte, totale assenza di ironia, cattiveria ed odio a manetta, screenshot da TikTok. 4 su 5 non ve lo toglie nessuno, incredibile! Partono fortissimo. 2020-2021, il mio vicino ha invitato 3 persone a casa sua. 2021-2022, il ristorante sotto casa mia non chiede il Green Pass. 2023, il mio vicino non ha ancora spento i termosifoni. No, male, questa è simpatica e ben fatta. Qua è una caduta di stile, 1 su 5. Bella questa, Joker messo lì a caso perché ha una faccia conosciuta, una battuta che non fa ridere senza senso. 4 su 5 e si torna a sognare. Bello, questo è quello che ci piace. Jerry che fa, un paragone che senza senso, ma soprattutto il tocco di classe di quel puntino aggiunto apposta sopra la I maiuscola che i poteri forti ci avevano cancellato, e con lo spazietto prima del punto un altro 4 su 5. Ed ora è tutto nelle mani dell'ultima vignetta. L'ultimo meme, scontro al vertice per la vittoria. Ultimo colpo in canna per i Novax. No, questa è bella, bella, priva di fondamento, ma chi se ne, perché non è questo che valutiamo oggi. Ironica, con un riferimento recepibile da tutti, Photoshop fatto bene. 1 su 5, non posso darvi di più. Vediamo assieme la classifica finale e scopriamo come si classificano i Novax. Saranno riusciti a portare a casa la vittoria? Ultimo posto, Pro Putin, con 2,2 su 5. Dopodiché, ormai fuori dal podio da pari merito, sci alchimisti e maschilisti con 2,8, ma attenzione perché anche i Novax, clamorosamente fuori dal podio, con solo 2,8 su 5. Medaglia di bronzo, i rettiliani con 3, argento per i Pro Vita con 3,2 su 5, e ormai non è una sorpresa, l'avete capito, primo posto in solitaria per i terrapiattisti con 3,8 su 5. L'anno prossimo saranno loro la squadra da battere. Complimenti ai terrapiattisti. Bene, grazie per essere arrivati fino a qui. Non so se sia uscita più cringe la mia puntata o i meme. Fatemelo sapere perché non so bene se questo cringeometro sia effettivamente una cosa carina o se sia venuta un po' una schifezza. Però io sto video lo pubblico comunque per salutarvi, per dare l'ultima puntata dell'infiltrato dell'anno che tornerà l'anno prossimo. Ci vediamo comunque con un altro video settimana prossima. Io vi saluto, vi invito a iscrivervi, condividere, lasciare un piace e tutto il resto. E vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! L'ho già detto di comprare Cascina Speranza. Trovate tutte le informazioni in bio. Cascina Speranza, libro, tutto un libro. Ciao!